Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qua insieme per spacchettare un altro calendario dell'avvento che so che amate moltissimo e stiamo parlando del calendario dell'avvento di Yves Rocher. Mi raccomando, se siete curiosi di vedere altri video come questo, lasciatemi un bel like e iscrivetevi al mio canale attivando la campanella delle notifiche che trovate qui sotto. Prima però di vedere cosa c'è all'interno, sigla! Si presenta in questa bellissima confezione super natalizia, uno dei più natalizi che finora abbiamo spacchettato, almeno dall'estetica. I colori che prevalgono sono il petrolio con dei tocchi di dorato e fucsia. Questo calendario si apre in questo modo e praticamente raffigura un gufo, una civetta. Esteticamente è davvero bello, quindi speriamo che lo sia anche all'interno. Questo calendario ha 24 caselle, per cui arriveremo alla vigilia di Natale. So che come l'anno scorso ci sarà anche il calendario make-up post Natale. Questo qua comunque è il calendario dell'avvento classico. Come ho detto, contiene 24 caselline ed ha un prezzo di 49,95 euro. Io adesso lo andrò ad appoggiare qui vicino a me e cominciamo subito con la casella numero 1. Ecco qua la prima casellina. Su ogni scatolina ho visto che ci sono delle frasi che ti spiegano il prodottino all'interno, ma io non ve le leggerò perché sennò diventa troppo lungo e vi spoilerò subito i prodottini. Noi guardiamo direttamente all'interno e troviamo. Ok, questa qua l'ho provata ancora. È una maschera fatta a mousse alla camomilla bio. Praticamente bisogna applicarla sul viso per 10 minuti e poi rimuoverla con un cotoncino umido, magari riutilizzabile, sarebbe il caso, mi raccomando. Ed è una maschera viso calmante, appunto alla camomilla. 2 dicembre e troviamo. Ok, questa qua è una mini size ed è un aceto da risciacquo per i nostri capelli che dovrebbe donare brillantezza. Praticamente, dopo aver lavato i capelli, si applica questo aceto, poi si risciacqua e i nostri capelli dovrebbero risultare ultra brillanti. Quindi non vedo l'ora di provarlo. Non ho mai testato un prodotto del genere, vedremo se funziona. Casellina numero 3. E troviamo un latte corpo all'argan e rosa. La profumazione è molto buona e delicata. Ottimo l'argan, perfetto per questa stagione. Vi faccio vedere meglio il pack. Numero 4 e troviamo questo qua, un'acqua micellare struccante 2 in 1 per viso e occhi della linea Pure Alg. Numero 5. Questo qua è uno shampoo, sempre utilissimo da trovare. È lo shampoo crema riparazione. Numero 6. Siamo al 6 dicembre e troviamo, wow, il primo prodottino make-up ed è un rossetto nella tonalità 56 che si chiama Rouge Vertige ed è un rossetto satinato. Ottimo, primo prodottino rosso trovato e vi faccio uno swatch. È un rosso leggermente amarina, bellissimo, ottimo per le festività. Numero 7 e troviamo. Oh! Questo qua è un bagnoschiuma all'arancia fondente ed è un'edizione limitata natalizia. Ogni anno Yves Rocher lancia due o tre edizioni natalizie con dei gusti particolari e quest'anno uno di questi gusti è proprio questo ed è all'arancia fondente
ed è buonissimo. Avete presente quelle cioccolate finissime? Non mi ricordo se sono della Lind o della Novi, non mi ricordo, sono finissime e sono ripiene. E sono ripiene a vari gusti e sa esattamente di quella cioccolata lì fondente, ripiena di arancia. Cioè è un bagnoschiuma golosissimo. Ed è bellissimo trovare anche i prodotti delle collezioni natalizie in edizione limitata perché sono sempre speciali. 8 dicembre, giorno dell'Immacolata, questa sembra più leggerina come casella e troviamo... Ah, ok, questo qua è una mini size di uno dei loro profumi ed è il Sol d'Azur, ok, adesso evitiamo le pronunce, è questo qua e non l'ho mai provato. Non l'avevo mai provato, ma mi piace, è molto fresco e sa di fiori. Ottimo, così possiamo provare anche dei profumi nuovi. 9 dicembre ed è una scatolina bella grande e troviamo, ok, invece il prodotto è piccolino, però troviamo sempre della linea Puralg che abbiamo trovato prima. Questo qua è il cleanser gel, sempre da pelli da normali a miste, con un 98% di ingredienti di origine naturale senza solfati, che ci piace sempre, ed è un detergente. Appunto. Ottimo, questi qua io li uso un sacco, soprattutto quando si va in vacanza, da mettere in valigia, non occupano troppo spazio, per qualche giorno sono più che sufficienti, così ci facciamo anche un'idea del prodotto e da portare in giro sono ottimi. Numero 10, e poi iniziamo un po' a fare il punto della situazione e troviamo... Che carino! Questo è un gommage vegetale corpo per andare ad esfoliare il nostro corpo da usare una o due volte a settimana con apricotta, albicocca, giusto? Sì. Vediamo com'è. Il pack è questo qui e ve l'ho messo qua sulla mano per farvi vedere i granelli. Scrabbano bene, non sono troppo grossi, quindi non dovrebbero andare a irritare anche le pelli sensibili. Dovrebbe essere proprio un gommage delicato. Ottimo. Ricordiamoci sempre di farlo almeno una volta a settimana, mi raccomando. 11, scatolina piccola e leggera. E troviamo un trattamento rigenerante antinquinamento per tutti i tipi di pelle da applicare sul nostro viso al mattino, un trattamento da giorno. Il pack è questo qui, un pochino piccolino, però lo proveremo sicuramente. Numero 12, sembra molto più sostanziosa di quella di prima e troviamo, oh, vedete? Questo qua è il gel doccia, però ha l'altra profumazione natalizia che hanno fatto, che ha la Mora Gourmet. E questo è buonissimo. È dolcissimo, sa di frutta, buono, 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 buono. E il pack, i disegnini riprendono anche il tema del calendario, quindi molto bello. Quindi molto molto bello, ci piace. Numero 13, Santa Lucia, e troviamo uno smalto nella colorazione Gingembre Rouge, una cosa del genere, scusate la pronuncia. È un colore rosso mattone. 14, siamo il 14 di dicembre, più o meno metà calendario, e troviamo
Questo qua è un balsamo botanico, è un trattamento riparatore multiuso senza risciacquo per capelli secchi e danneggiati da applicare sulle lunghezze e le punte 3 volte a settimana e dovrebbe andare a aiutarci a riparare un pochino i nostri capelli, ad evitare rotture varie. È un trattamento senza risciacquo. Curiosissima di provarlo. Casella 15. Ed abbiamo, ok, prima avevamo trovato il latte corpo e questo qua è il bagno doccia sempre all'argan e rosa. Questi pack comunque sono davvero davvero molto carini e io adoro i bagnoschiuma della Yves Rocher perché te ne basta davvero poco ed hanno delle profumazioni veramente buone, soprattutto quelli fruttati sono fantastici, li adoro veramente i bagnoschiuma di Yves Rocher, sono davvero ottimi. Numero 16, è leggerissima questa casella, il prodotto è veramente piccolino dal suono, speriamo bene, e troviamo, ok. Ci può stare assolutamente una mini size perché questa è una matita occhi nera. Numero 17. E vediamo cosa ci porta il numero 17. Oddio! È bellissimo! È il burro cacao praticamente della linea fatta apposta per Natale alla Mora. Guardatelo. Ragazzi, è buonissimo, è un balsamo nutriente per le labbra alla mora. D'inverno io lo metterò 10 volte al giorno, quindi super apprezzato. Numero 18, un'altra casellina grossa e troviamo un'altra maschera viso. Questa volta è alla calendula ed è rigenerante. Sempre anche questa in full size. Mi piacciono un sacco le maschere viso, quindi questa in particolare non l'ho mai provata, quindi non vedo l'ora. L'altra, la camomilla, invece sì, l'avevo già provata e mi piace. Io la uso prevalentemente magari l'estate quando vado al mare e insomma si prende un pochino di sole. La sera mi faccio una bella maschera alla camomilla che mi allevia, insomma. Mi allevia un po' la pelle che tira, se c'è qualche rossore, ed è molto calmante per la nostra pelle. Quella la consiglio soprattutto in quei periodi, però anche col freddo sarà da provare, magari se nevica, fa molto freddo e la nostra pelle ci chiede un aiutino in più. Questa qua non l'ho mai provata, ma sono curiosissima. Casellina numero 19, abbiamo quasi finito i numerini con l'uno davanti, uffi. Ed è un campioncino, linea Elixir Botanique, è una crema notte. Numero 20 e ci avviciniamo alla fine del nostro calendario, mancano 4 giorni alla vigilia e nel numero 20 troviamo un profumo. Questo è il Plein Soleil. Molto buono e delicato anche questo, sa d'estate. Buono, 21. Sembra bella pesantuccia. E troviamo. Ok, questa qua è la terza profumazione linea, diciamo, creata per il Natale, appunto, decorata a Natale. Ed è il latte corpo riparatore per pelli secche al karité. Molto molto bella e utilissima d'inverno. Casellina 22, siamo al 22 di dicembre e troviamo maschera riparatrice per capelli da utilizzare prima o dopo lo shampoo. Io adoro le maschere per capelli, quindi sono curiosissima di testare anche lei.
casellina 23, quasi finito il nostro calendario, mi dispiace un sacco. E qua troviamo sempre della linea natalizia, è bellissimo trovare prodotti delle linee fatte apposta per il Natale, perché hanno questi pack fantastici, bellissimi. E poi comunque sono sempre prodottini speciali e particolari pensati apposta per questo periodo, quindi è bellissimo trovarli nel calendario dell'avvento. Questa qua è una crema mani, quindi ottima la crema mani per la stagione invernale, non deve mai mancare nelle nostre borsette. E questa qua è della linea all'arancia fondente. Ed ecco qua la nostra ultima casellina, il 24 di dicembre, e troviamo gli occhietti del nostro gufo, nostra civetta. Che cosa ci regalano il 24 di dicembre per la vigilia? Oh! Questo! Sono rimasta piacevolmente sorpresa, non me l'aspettavo un prodottino make-up come ultimo giorno. Questo qua è un mascara e più precisamente l'Intense Metamorphose. Lo avevo già provato ed è davvero valido. Praticamente è un mascara volumizzante, allungante e incurvante. Questo qua è bellissimo perché è nell'edizione natalizia. Quindi ecco, è fatto apposta per il nostro calendario dell'avvento. Riprende il color petrolio del calendario con i dettagli dorati. Bellissimo. Ragazzi, abbiamo spacchettato tutto il nostro calendario dell'avvento. Consiglio questo calendario a tutte le persone curiose di provare questo brand, perché comunque hanno la possibilità di provare un sacco di prodottini che vanno dai doccia schiuma, il latte corpo, le creme per le mani, dei prodottini per il viso, delle maschere, sia capelli che viso, e perché no anche dei prodottini make up. Quindi hanno la possibilità di farsi un po' un'idea del brand in generale, dei loro prodotti, e capire se fanno al caso loro oppure no. Per le consumatrici già di Yves Rocher, perché no, ho un'idea carina anche di per regalare a qualcuno a cui tenete. E sono prodotti sicuramente che si usano, quindi prendete questo calendario, non lascerete lì niente, perché sono prodotti che comunque vengono tutti usati, e quindi questa cosa mi piace perché non andrà niente di inutilizzato. Le taglie sono buone, qualità prezzo comunque sono buone, perché bene o male so i prezzi di Brochet, quindi qualità prezzo ci siamo. Avrei magari evitato, ecco, i due campioncini, proprio quelli minuscoli, perché le mini size a noi ci vanno benissimo, assolutamente. Avrei, ecco, evitato magari proprio i due campioncini e gli avrei messo un prodotto magari un pochino più grande. Però comunque questo calendario è molto vario. I prodotti all'interno alcuni li conoscevo, altri no. Comunque i prodotti che conoscevo sono validi, e quindi non vedo l'ora di provare anche gli altri. Niente, questo era il nostro calendario dell'avvento di Yves Rocher. Io spero che vi sia piaciuto, ma mi raccomando, fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Io vi ricordo però, prima di salutarvi, di iscrivervi al canale, attivare la campanellina, di mettermi un bel mi piace qui sotto per farmi continuare questa serie dei calendari dell'avvento. Io spero che questo video vi sia piaciuto e vi sia stato utile se avevate intenzione di acquistare il calendario. Io vi mando un grosso bacio e alla prossima! Ciao!